Ieri sera il presidente della Salernitana Antonio Lombardi, nel ritiro di Nocera Umbra, naturalmente si è incontrato il DS Agri, il tecnico Obrini ed il direttore organizzativo Lo Schiavo. Tutti insieme hanno fatto un po' il punto della situazione sulla Salernitana, su queste due prime settimane della stagione. Attualmente c'è apprensione legata alle condizioni di Roberto Merino, saranno valutate pienamente soltanto il giocatore, naturalmente non giocherà con il Gubbio, si spera possa trattarsi soltanto di una contusione, di una forte contusione al ginocchio e null'altro, perché in caso di infortunio più grave Merino potrebbe saltare anche i primi impegni ufficiali della stagione e in tal caso la Salernitana potrebbe essere costretta ad intervenire sul mercato, anche perché la squadra deve già fare a meno sin dal primo giorno di ritiro dell'altro elemento di fantasia del gruppo, cioè l'esperto centrocampista Cozza. Dunque la domenica trascorre così nel ritiro della Salernitana. Questa mattina tra l'altro la squadra si è allenata, oltre agli infortunati storici mancavano anche Pestrin, Febbricitante, Ivan Merino e Statella, quest'ultimo che ha proseguito un programma di lavoro differenziato. Dicevamo del mercato in primo piano perché nel frattempo la Salernitana deve anche provare a sfoltire la rosa, ci sono alcuni calciatori che non rientrano più nei piani tecnici, c'è la vicenda di Napoli da chiarire, l'attaccante in lista di smarco ha un contratto piuttosto oneroso che la Salernitana non vuole più sobbarcarsi, trattative in corso con Frosinone, Mantova e Vicenza, ma le stesse trattative sono in una fase di stallo. Di Napoli però non ha nascosto il suo desiderio di voler restare alla Salernitana, ma magari rivedendo proprio i suoi parametri contrattuali. Mercato in uscita ma anche mercato in entrata, perché nel frattempo i dirigenti granata stanno verificando anche l'opportunità di potenziare ulteriormente la rosa. Tra gli obiettivi c'è quello del terzino sinistro e la soluzione potrebbe essere interna, perché Machado, che da qualche giorno in un ritiro con la squadra, sta impressionando l'allenatore Brini, e proprio il match di Gubbio potrebbe rappresentare l'esame di maturità per questo giocatore, lo scorso anno impegnato con il CSKA di Sofia. Machado dunque potrebbe rappresentare forza per la difesa, si parla anche di Urbano della Pro Patria, e poi la Salernitana è sempre alla ricerca di attaccanti. Per quanto riguarda la scelta dell'attaccante, questa sarà fatta soltanto dopo che la Salernitana si libererà di quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici. Facevamo riferimento in precedenza a Di Napoli, ma ci sono anche Coppola, Cammarato e Sabatino, tutti elementi che la Salernitana in qualche modo sistemare. Sta per iniziare la ultima settimana di ritiro precampionato, settimana che si concluderà venerdì prossimo con un'altra amichevole, quella con il Campobasso, poi i giocatori beneficeranno di qualche giorno di riposo, torneranno in città per allenarsi a Salerno in vista del debutto in Coppa Italia in programma il prossimo 9 agosto. Ma naturalmente l'attenzione è tutta focalizzata sulla partita di questa sera, Gubbio Salernitana, partita che Telecolore trasmetterà in diretta con inizio alle ore 20:30.